Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di farvi vedere quello che si può vedere in centro città a Stoccarda, volevo farvi vedere l'hotel dove sto. Non aspettatevi nulla, come al solito, niente super suite, eccetera, perché appunto sapete che vado un pochino al risparmio. In questo hotel 4 notti, 140 euro più o meno, quindi sui 35 euro a notte. Adesso vi giro e vi faccio vedere appunto partendo dalla porta di entrata della stanza. Allora, di qua abbiamo subito un armadio un po' buio, anche di qua c'è spazio, ovviamente non vedrete nulla, ma io adesso accendo la TV, la luce, e quindi vedete appunto il bidoncino dell'immondizia. Qui ho messo la giacca. Passando di qua, vedete, bella luminosa. Ovviamente ho già preso possesso degli spazi con scarpe, borsa, la valigia, mascherina immancabile, un bello specchio, devo dire, il ventilatore che non userò, e come vedete i mobili sono un pochino datati. Sempre queste cavolo di tende che dovrebbero oscurare, ma non oscureranno assolutamente nulla. La sedia, come vi dicevo, sono un po' datati i mobili, quindi non è che siano esattamente bellissimi. Altra sedia, anche questa un po' datata, anche se comunque messa meglio, e i due letti singoli. Anche qui vedete presa elettrica un po' vecchiotta. Questo qui, devo essere sincera, forse funzionava un po' di tempo fa, ma non so. E piccola chicca, il Nuovo Testamento dentro al comodino. Vi faccio vedere anche un pochino la vista perché non è male. Anche qui c'è un simpatico buco sulle tende, che ovviamente è bello nascosto. Non male come vista, devo essere sincera. La zona sembra anche piuttosto tranquilla. E vi faccio vedere anche il bagno di qua. Si torna verso l'entrata. Super specchio, ovviamente non c'è la finestra. Bagno cieco, quindi c'è comunque sia quando accendete la luce qui il coso che assorbe il vapore. Super specchio, lavandino con il sapone di questi qui che è interessante, essendo appunto un pochino più eco-friendly rispetto ai campioncini. Cosa interessante, questa parte di specchio qui che appunto va a ingrandire enormemente. Ovviamente non c'è il bidet, avete appunto solo la tazza e una piccola doccia. Anche qui niente monodose per quanto riguarda shampoo e balsamo, sì, shampoo e bagnoschiuma, ma avete questa cosa qui. Bene, e dal bagno io mi teletrasporterò in centro storico a Stoccarda, che non è peraltro lontano da qui. Prima però andiamo a fare colazione. Prima tappa in centro a Stoccarda, quella dietro di me è la Biblioteca Civica, inaugurata nel 2011. È un imponente edificio di oltre 10.000 metri quadrati di libri e scaffali. È forse la biblioteca più moderna del mondo. Guardate qua, che spettacolo! È questa. Io ho appena comprato da Primark un ombrellino rigorosamente nero a 6 euro e
ha smesso di piovere. Se sapevo, lo compravo prima. Che si trova su Piazza Castello, che è la piazza principale, che è Schlossplatz in tedesco. Quella che vedete appunto è una reggia settecentesca ispirata a quello che sono i grandi palazzi come Versailles, mi viene in mente anche la reggia di Venaria o la reggia di Caserta. Ad oggi non è visitabile, spero mi sentiate con il vento, perché è sede di uffici ministeriali, quindi ci sono degli orari veramente impossibili e è aperto solo qualche giorno al mese o addirittura all'anno. Se quello di prima era il Palazzo Nuovo, quello dietro di me è ovviamente il Castello Vecchio, perché non può mancare l'Altes Schloss, risale al X secolo ed è oggi sede del Museo di Stato. L'Altes Schloss si trova peraltro su Schillerplatz, che rappresenta il cuore della città vecchia, piazza che ospita anche una statua del famoso poeta, storico e drammaturgo tedesco a cui è intitolata, e sì, ha ripreso a piovere. Visto che piove ed è praticamente mezzogiorno, direi di approfittare del Markthalle, un mercato coperto inaugurato nel 1914, che ospita numerosi stand e aree gastronomiche su una superficie di quasi 7000 metri quadri. Collegiata di Santa Croce, Stiftskirche Heiligenkreuz, spero di averlo pronunciato in maniera abbastanza decente. È il principale luogo di culto evangelico luterano della città. Qui già dal X secolo sorgeva una chiesa più piccola, poi ampliata in epoche successive con vari stili. Thank you.
di questo video dall'hotel. Allora, l'hotel, per quanto mi riguarda, non è esattamente il top, nel senso che sì, è pulito, costa poco, c'è la possibilità appunto di fare la colazione in hotel, non è esattamente collegato benissimo, nel senso che è in una zona molto residenziale, quindi non ci sono molti servizi qui intorno. Anche ai ristoranti si fa un po' di fatica a trovare qualcosa, non si ha molta scelta. E sono comunque un paio di chilometri dal centro a piedi. Come centro intendo la stazione centrale, tanto per capirci, giusto per darvi un'idea. Come pro, essendo una zona residenziale, è abbastanza semplice trovare parcheggio. L'hotel in teoria vi dà la possibilità di avere il parcheggio appunto dell'hotel a 20 euro. Cambia relativamente poco, nel senso che è la stessa cosa che parcheggiare la macchina in strada, semplicemente hanno dei parcheggi riservati appunto ai fruitori dell'hotel. Lasciare la macchina in strada però vi costa 10,30 euro, quindi andate a pagare la metà. Per quanto riguarda Stoccarda città, per quello che ho visto io in centro, non mi è piaciuta granché, probabilmente anche colpa del meteo, nel senso che comunque sì, ho trovato brutto tempo praticamente tutti i giorni, poi vedrete anche nei prossimi video. Quindi non sono stata molto fortunata dal punto di vista del meteo, oggi è l'unico giorno in cui c'è del tempo decente. L'ho vista molto poco a misura di turista e più da persone che ci vivono, tant'è che la via principale è sostanzialmente un enorme centro commerciale a cielo aperto, ci sono negozi di qualsiasi tipo, fast food, eccetera, e oltre a quello che vi ho fatto vedere c'è veramente pochissimo. Soprattutto una cosa che ho notato e che ultimamente noto è il fatto che non ci sono fontanelle in giro. Quindi la mia borraccia termica da mezzo litro non ho mai trovato modo di riempirla, di fare un po' di refill d'acqua fresca. Non è una cosa che per me è un problema in realtà, perché io con queste temperature, soprattutto visto che ha fatto freddo e che c'era bello umido, non tendo a bere molto poco. È una cosa sbagliatissima che dovrei correggere, però è così. Per cui non ho avuto grosse difficoltà. Però è sicuramente un punto a sfavore della città questo. Se, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e fatemi sapere con un commento qui sotto se siete già stati qui a Stoccarda e che cosa ne pensate, se siete in linea con quello che penso io, appunto, rispetto alla città. Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanella perché arriveranno altri video, appunto, legati a questa città. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Peraltro, se mi seguivate su Instagram, sapevate già che cosa ho fatto in questi giorni, appunto qui a Stoccarda e anche prima. Detto questo, io vi saluto e come al solito vi dico, have a nice life!